sono tanti i tipi di caffè che conosciamo, ma forse non tutti sanno che a Padova, qui dove sono adesso, si fa anche il caffè leccese. Allora, iniziamo con lo sciroppino di mandorla alla base, ok? Dopo poco inseriamo qualche cubetto di ghiaccio e andiamo a preparare il nostro shot d'espresso. Pronti? Poi c'è chi preferisce mescolare e c'è chi invece lo preferisce separato. Giorgio, cosa hai scritto dietro la maglietta? Fammi vedere. Ah, sono orgogliosissimo, staff Terrone. Orgogliosamente Terroni dal 2013 a Padova. Ed era un orgoglio che volevo portare avanti perché quando i miei genitori sono arrivati al nord nel 2002 più o meno, è stata un po' una difficoltà anche a scuola. E cosa ci insegna la vita? Che dai punti di debolezza bisogna ricavarne punti di forza. Tu hai 23 anni, sei un pasticcere molto giovane. Come ti è venuta la passione? Allora, con il papà siamo veramente appassionati e autodidatti. Poi ovviamente la scuola alberghiera mi ha aiutato nelle nozioni base. Ci hai fatto vedere il caffè leccese. Io, per esempio, queste sono delle tue specialità. Questo è? Il maritozzo romano. Il maritozzo romano è buonissimo. È un pan brioche con panna montata fresca. Con un pochino di zucchero, una favola prima mattina. Tu sei specializzato in pasticceria del sud. Del sud, assolutamente. Noi praticamente da Roma in giù produciamo quasi tutto. Questi qua sono i pasticciotti leccesi. Non è una frolla classica, è impastata con lo strutto. E dentro qui abbiamo la crema, crema amarena e questo è il cioccolato. A Lecce è un must have e noi dovevamo averlo qua. Apriamone uno così lo facciamo vedere. Va bene, vai. Ok, eccolo ecco qui. Ecco come è fatto. Il pasticciotto. Però i pasticciotti c'hanno una vita loro, so buoni. Ora me ne fai assaggiare una. Assolutamente. Grazie Giorgio, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.